continua a salire il bilancio delle vittime della strada in Sicilia dall'inizio dell'anno. Questo pomeriggio l'ennesimo incidente mortale sulla Palermo-Sciacca. In uno scontro frontale a bordo di una Ford Ka ha perso la vita una ragazza di 29 anni, Fiorella Villanova, di San Giuseppe Jato. La giovane si è scontrata con una Hyundai a bordo della quale viaggiavano tre fratelli di Piana degli Albanesi, Giuseppe Amato, di 39 anni, insieme alle sorelle Cecilia e Maria, rispettivamente di 47 e 49 anni. Per l'uomo le condizioni non appaiono gravi, mentre le due donne sono attualmente ricoverate in prognosi riservata. Sul posto è intervenuta la polizia stradale e numerose squadre dei vigili del fuoco. La statale 624 è tuttora chiusa per consentire i rilievi e rimuovere le auto coinvolte. L'ultimo incidente sulla Palermo-Sciacca risaliva soli 6 giorni fa, quando il giovane Antonio Aliotu, 19enne di Porticello, ha perso la vita mentre era alla guida di un camion.